Ieri mattina, al cortile della chiesa San Massimiliano Kolbe di Paolo VI, si è svolto il concerto a colazione dell'Orchestra della Magna Grecia. L'evento, diretto dal maestro Luigi Capuano, ha previsto una colazione offerta da Ninfole, Associazione Panificatori e Centrale del Latte. Un appuntamento accompagnato dalla musica classica di grandi artisti in collaborazione con il Ministero della Cultura. Beh, la risposta me l'aspettavo perché sono settimane che si parla di questo concerto in questa chiesa, il parroco è entusiasta di questo concerto. Io sono felicissimo che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione con Piero Romano, l'orchestra della Magna Grecia, la possibilità a questi cittadini di ascoltare delle musiche importanti. Quindi anche su Paolo VI siamo riusciti a portare, vedete, sentite la gente contenta, se ne sta andando felice al mare dopo aver ascoltato le note dell'orchestra della Magna Grecia. Sì, è un grande successo, come spesso ci capita quando, insomma, ci spostiamo al di fuori dei contesti abituali, istituzionali, con quali sedi di concerti, insomma, teatri, auditorium o quant'altro. E essere nei quartieri, all'aperto, in condizioni, insomma, di convivialità, ci dà sempre la possibilità di diffondere, diciamo, il nostro operato per quello che ci interessa fare, e al tempo stesso stabilire un contatto con la popolazione più diretto e più immediato e ottenere, come abbiamo ottenuto oggi, questa, una grande partecipazione di pubblico. E questo è quello che forse più conta per noi. Ringrazio di vero cuore l'Orchestra Magna Grecia per aver radunato questa mattina molteplici persone per questo concerto musicale. In questo quartiere dedicato al Papa San Paolo VI, quale ha promosso una chiesa esperta in umanità, promuovendo la civiltà dell'amore. Ecco, ci auspichiamo che anche attraverso la musica questo quartiere possa crescere maggiormente nell'unità e nella pace.